L'idea della Nuova Schio, un moderno quartiere per i lavoratori dell'industria tessile, nasce dalla volontà di Alessandro Rossi di far fronte alle nuove necessità abitative. Nel 1871, l'architetto Antonio Caregaro Negrin fu incaricato di realizzare il progetto sull'idea romantico-utopistica della città giardino. Oltre alle abitazioni, distinte in quattro categorie, furono previsti una serie di servizi ed istituzioni funzionali alla vita dei residenti: bagni, asilo, scuole, chiesa. Iniziati nel 1872, i lavori si protraggono fino al Novecento e il progetto, nella sua struttura urbanistica, si adatterà alle necessità economiche. Mantenuti i villini per i dirigenti dell'azienda, tra cui spicca la villa di Giovanni Rossi, uno dei figli di Alessandro, il resto muta in modo consistente. Vengono rettificati gli andamenti curvilinei della viabilità interna e inserite case a schiera in origine non previste. E ciò per raggiungere una maggiore densità abitativa. Alla fine, dei 125 alloggi per 800 abitanti del progetto iniziale, si giungerà a costruire 272 abitazioni per 1.300 abitanti. Anche le abitazioni a schiera sono dotate di giardino-orto, e ciò affinché i lavoratori preservino il legame con la terra e possano produrre in proprio parte del sostentamento familiare. All'interno del quartiere operaio venne costruita anche una scuola di pomologia e orticoltura. Essa si collega a quanto il senatore realizzò a Sant'Orso nel Podere Modello, dove grazie a serre e macchinari venivano prodotte conserve alimentari. L'edificio, prima di diventare condominio abitativo, funzionò come scuola elementare, fabbrica di cioccolato e attualmente è la sede della sezione locale del CAI.